Prima del marketing c'era il caos. In questo caos imprenditori e venditori svolgevano il loro lavoro normalmente. Poi è arrivato il marketing. Il giornalista Jim Metcalf ha detto che per essere bravi nel marketing bisogna essere un pochino pazzi. E aveva ragione. Yeah! Ma che cos'è il marketing? Il marketing è il complesso delle tecniche di sapore, merce e servizi a disposizione del consumatore di un utente in un dato mercato nel tempo, luogo e modo più adatti ai costi più bassi per il consumatore dello stesso tempo e negativi per l'impresa. No, questa è roba da scuola ed è lì che mi è salita l'ansia. Non sai bene una materia fino a quando non sai spiegarla semplicemente ad un bambino. Sono anni ormai che lavoro nel mondo del marketing, ma questa cosa mi sta turbando. Infatti nel video di oggi voglio parlarvi proprio di che cos'è il marketing, come lavorare nel marketing, cosa bisogna studiare per lavorare nel marketing. Ma questa soluzione così semplice mi sta sfuggendo. Devo trovare la mia soluzione. Il marketing è quella persuasione che facevi con i tuoi amici alle elementari per scambiare le figurine. No, troppo semplice. Il marketing è quella cosa che fanno tutti i venditori quando mettono il prezzo a 9,99 euro. Troppo scontato. Il marketing è vendere dei corsi online alle persone illudendole di diventare ricche. Quella è una truffa. La scrittrice Nin ha detto: le mie idee non mi arrivano solitamente alla scrivania mentre scrivo, ma mentre sto vivendo. E non so perché, per qualche assurda ragione, le mie idee arrivano mentre sono in bagno, soprattutto mentre mi lavo i denti. Il marketing è allo stesso tempo l'ordine e il disordine nel caos della nostra quotidianità. Finalmente in ordine. Kotler ha detto che il marketing si impara in un giorno. Sfortunatamente ci vuole tutta la vita per dominarlo. Guardatemi adesso, sono o non sono il frutto del marketing? Ho praticamente addosso dei brand tra Apple, GoPro, Canon e tutti i vestiti che ho addosso sono tutti frutti di un mio acquisto. Gli acquisti sono stati dettati comunque dal marketing, quindi io sono il frutto del marketing, noi siamo il frutto del marketing. Il marketing condiziona le nostre giornate e le nostre vite. Cosa ho studiato per lavorare nel marketing? Quando io ho scoperto il marketing all'università restai così folgorato da questa materia che ho detto: questa è la mia strada. Quando ho chiesto su Instagram di farmi qualche domanda per fare questo video, molti di voi si sono concentrati sull'aspetto universitario e soprattutto sui corsi. Cosa bisogna studiare, quanto bisogna studiare, conviene studiare all'università o meno. Vi spiego la mia visione. Io ho fatto un percorso standard, classico, che poi mi ha portato a lavorare nel marketing. Ho studiato all'università, alla triennale ho scoperto il marketing. All'inizio avevo un'idea completamente diversa dal marketing, credevo che il marketing fosse soltanto pubblicità e basta. In realtà è una materia ampissima, con tante specializzazioni, e bisogna capire in quale strada vogliamo inoltrarci. Durante la triennale faccio questo concorso e vinciamo il primo premio. Da quel momento dico: questa è la mia strada. Finisco la triennale, la prima cosa che faccio finita la triennale è iscrivermi a un master in marketing e retail. Anche se era un master orientato al retail, quindi store manager, punti vendita, eccetera eccetera, avevo capito qual era la mia strada, cioè lavorare nel marketing digitale, nella comunicazione e soprattutto orientarmi verso quello che è l'aspetto comunicativo del marketing. Avevo scelto come azienda un'azienda praticamente di comunicazione a Roma, dove ho fatto uno stage di qualche mese. Lì mi sono formato, diciamo che ho fatto un po' le ossa nel mondo del marketing, poi ho deciso di fare una strada tutta mia. Ma adesso vi spiego come bisogna studiare il marketing secondo me. Secondo me, per lavorare nel marketing è utile anche studiare all'università. Ovviamente non tutte le strade sono obbligatorie, molti fanno marketing anche senza aver mai studiato all'università, ma secondo me è importante, adesso vi spiego perché. Il marketing
È una materia ampissima, molto ampia, piena di specializzazioni. Per fare marketing abbiamo bisogno di due cose importanti: competenze e specializzazioni. Queste competenze devono essere versatili, proprio perché la materia del marketing è molto molto ampia. E per essere molto competitivi nel mercato, quindi per essere i migliori o per essere i più bravi in una specifica parte del marketing, abbiamo bisogno di specializzazioni. Adesso, quello che ho fatto io per lavorare nel mondo del marketing è stato imparare delle competenze durante il mio percorso di triennale. Ho imparato queste competenze in modo tale che mi rendessero più versatile possibile. Cosa ho fatto io durante il mio percorso di studi universitari? Ho imparato delle competenze. Una volta imparato queste competenze, ho cercato di non essere troppo specifico, quindi ho cercato di essere il più versatile possibile. Essendo versatile, ogni volta che mi si presentava un lavoro dove io mi ritenevo in grado di aiutare un'azienda, di aiutare un piccolo brand, eccetera, eccetera, mi proponevo. Essendo troppo versatile, però, non mi sono mai specializzato tantissimo. Quindi non ero molto competitivo nel mercato perché mi buttavo in qualsiasi dove. Quindi ho deciso di specializzarmi in qualcosa di specifico. Per specializzarmi ho fatto un master. Dopo questo master ho fatto uno stage. Questo stage mi ha reso ancora più specializzato, di avere delle specializzazioni specifiche in una nicchia del marketing, in una piccola parte del marketing. Finito lo stage, ho iniziato a continuare a fare degli studi personalmente, quindi corsi online, corsi eccetera eccetera. Però quando io mi propongo alle aziende, quando mi proponevo alle aziende e quando tuttora lavoro con le aziende, utilizzo la mia laurea e i lavori che ho fatto nel periodo in cui ero versatile come biglietto da visita. Quindi ho una sorta di media kit che io propongo alle aziende per essere più competitivo degli altri, mostrando le mie specializzazioni. Quindi utilizzo tutto il mio bagaglio universitario come biglietto da visita, e molto spesso le aziende notano anche questo. Ovviamente puoi non laurearti, puoi non studiare all'università, ma secondo me è importante per essere più competitivi e ovviamente più specializzati. Ci vuole più tempo di chi non va all'università, però secondo me ne vale la pena. Perché per molti lavori nel mondo del marketing la laurea è essenziale. Ma siccome il marketing è una materia sempre in movimento, bisogna essere aggiornati. Tiger Woods dice che il golf è in continua evoluzione ogni giorno, un po' come il marketing. Devi saper fare buca. E per saper fare buca, ogni volta, ogni evoluzione, bisogna aggiornarsi sempre. Per esempio questo qui è un libro di Cameron Herold e spiega la visione aziendale. Un libro interessante per tenersi aggiornati. Lavorare nel marketing. Una volta che mi sono specializzato, ho scelto il content marketing, brand marketing e storytelling ovviamente, e poi tutto quello che gira intorno al marketing digitale, ho dovuto scegliere. Quindi adesso, una volta che hai appreso le tue skills, hai appreso la tua specializzazione, devi scegliere se vuoi lavorare per te stesso come freelancer o aprirti un'agenzia tutta tua, o lavorare per qualche azienda. Per quanto riguarda la seconda scelta, quello che dovrai fare è inviare il curriculum, mostrare le tue competenze in un colloquio e sperare che ti assumano. Io ho scelto l'altra parte, non ho mai deciso di lavorare per qualcuno, non è una colpa o meno, è semplicemente la mia scelta. Dopo lo stage ho deciso di lavorare per me stesso. Quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato a creare il mio personal brand. Ovviamente io poi di tutte queste cose che sto dicendo del mondo del marketing voglio fare delle guide dettagliate. Fatemi sapere nei commenti se le volete. Una volta che ho lavorato per il mio personal brand, lavorando per piccoli brand, lavorando per piccole aziende, lavorando anche gratis per qualcuno, e ho creato il mio media kit, ho creato il mio portfolio da presentare poi ad altre aziende, ho iniziato poi mano a mano a lavorare ai miei progetti personali e a sperimentare su me stesso, sui miei progetti. Per esempio Instapoeti, Audere e tutto il resto fanno parte comunque di progetti miei personali. Non ho mai lavorato per qualcuno. Quindi devi scegliere. Scegliere se lavorare per te stesso o scegliere se lavorare per qualcuno. È una scelta personale. Molti mi hanno chiesto su Instagram se c'è lavoro nel mondo del marketing. Ce n'è tanto, c'è molta richiesta. Io, oltre a lavorare per me stesso, faccio comunque delle consulenze per altre aziende, faccio consulenze per altri creator, faccio delle consulenze e
c'è il lavoro, cioè io vedo, mi ricevo molte mail di proposte di lavoro e questo significa che c'è tanto lavoro in giro, soprattutto per questo settore. Il mondo del marketing è ampissimo, ovviamente in base alla tua specializzazione, in base alle competenze che tu hai appreso, verrai richiesto per quelle mansioni. Per quanto riguarda quello di cui mi occupo io, di lavoro ce n'è tanto e ovviamente gioca il fatto che ho un personal brand abbastanza forte, comunque mi espongo online, e una cosa quindi molto molto importante in questo settore è avere un proprio personal brand, farsi notare in qualche modo. Se per lavorare per qualcuno il modo per farti notare è inviare curriculum, per lavorare da freelancer o fai dei progetti che facciano parlare molto di te, della tua agenzia, o lavori tanto sul tuo personal brand. Voglio fare dei video dettagliati al riguardo, ma questa è un'altra storia. Quanto si guadagna nel marketing? Un'altra domanda super super gettonata nelle risposte che mi avete inviato su Instagram è stata: quanto guadagna un marketer? Quanto si guadagna nel marketing? Quello che vi sto mostrando in questo momento è un grafico di una statistica fatta da Marketingland. Da come potete vedere nel grafico, il 26% degli intervistati guadagna in un range tra i 50.000 e i $74.000. Soltanto il 6% supera i $200.000, mentre il 13% degli intervistati è in un range tra i $100.000 e i $124.000 l'anno. Il secondo grafico che vi sto mostrando invece mostra i dati italiani, secondo il sito neuv.it, che è un sito di ricerca di lavoro, qualcosa di simile. Come vedete dal grafico, lo stipendio minimo medio di un marketing manager in Italia è di 3.542 euro l'anno, all'incirca 21 euro all'ora, mentre per una posizione junior, cioè appena entri nel settore, uno stipendio di 25.000 euro e 800 e passa. Mentre per i profili che hanno maggiore esperienza, quindi lavorano già nel settore da tanto tempo e hanno raggiunto dei gradi importanti a livello aziendale, si parla di uno stipendio di 72.000 euro l'anno. A mio avviso, sia che lavori da freelancer, sia se lavori come dipendente, lo stipendio di un marketer, in base poi alla sua specializzazione, è abbastanza buono. Ovviamente, se sei un freelancer, guadagni diversamente, non hai lo stipendio, devi cavartela da solo. Se sei in azienda invece prendi lo stipendio ogni mese. Ma non è una questione di soldi. Secondo me, come vedo io il lavoro, io questo lavoro lo avrei fatto anche gratis. L'ho fatto per tante volte anche gratis. Il lavoro è una cosa che devi fare tutti i giorni, quindi secondo me porsi la domanda quanto guadagno in questo settore può essere sbagliata o meno, non voglio giudicarla. Dico soltanto che è l'ultimo dei problemi. Il guadagno arriva in ogni lavoro, secondo me, se lo fai con passione, se lo fai con dedizione, se lo fai bene. Perché è normale che se inizi a fare marketing soltanto per il guadagno e poi il lavoro non ti appassiona, non sei creativo, non riesci a dedicarti anima e corpo ai progetti, difficilmente guadagnerai queste cifre, difficilmente guadagnerai bene nella vita, perché lo stai facendo soltanto con un doppio fine. Invece questo è un lavoro che va fatto col cuore, con la passione, con la testa, ma soprattutto con l'anima. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Voglio fare diverse guide al riguardo, quindi restate connessi. Ciao ragazzi.